Questo è il nuovo DJI Mavic Air 2, con un sensore CMOS da mezzo pollice, cattura impressionanti foto da 48 megapixel. E preparati a portare i tuoi contenuti aerei a un livello successivo. Grazie a questo potrai fare hyperlapse in 8K e avere una maggiore gamma dinamica. E se le foto non sono la tua passione, nessun problema. Senti le caratteristiche video. 4K 60 frame, 1080 a 240, HDR video e profilo colore DCine-like per conservare più informazioni di colore e colorarle poi in post-produzione. La durata della batteria arriva ora a 34 minuti per lasciarti il tempo di creare immagini più belle ed effetti pazzeschi. La distanza massima arriva a 10 km, con un segnale affidabile e fluido, grazie alla doppia frequenza. Ma occhio sempre a cosa dice il regolamento. Insegui i soggetti con la funzione Active Track 3.0 e affidati al nuovo evoluto APAS di terza generazione per la prevenzione degli ostacoli. Il nuovo Mavic Air 2 adotta tutta la tecnologia DJI. In questo modo vola più sicuro e concentrati su tutti i tuoi contenuti. Tutto questo è sorprendente, vero? Spingiti oltre. Purtroppo non abbiamo assistito alla presentazione in diretta e non siamo stati alla conferenza stampa, dato quello che sta succedendo in tutto il mondo. L'arrivo del prodotto in Italia, a marchio FOVA, è prevista per il 28 maggio, ma Simone Rudas, Brand and Marketing Manager di DJI, ha pensato a qualcosa di speciale per voi. Grazie al programma FOVA VIP abbiamo deciso di dare ai nostri clienti un trattamento speciale. Infatti, solo acquistando un prodotto con il bollone FOVA si potrà ricevere dei vantaggi esclusivi. Proprio per questo abbiamo deciso di differenziarci dal mercato. Infatti, con il lancio del Mavic Air 2 vogliamo offrire ai nostri clienti un'offerta esclusiva. Saremo gli unici a dare in omaggio video tutorial in italiano, una call one-to-one con un nostro tecnico specializzato DJI e i manuali operativi di volo per il rispetto delle normative ENAC. Penso che su questo ci possa aiutare Roberto Ferrarin, istruttore ed esaminatore ENAC, nonché DJI Ambassador. Facci chiarezza, Roberto. La più recente normativa dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, più comunemente conosciuta come ENAC, inquadra il Mavic Air 2 come un sistema aeromobile a pilotaggio remoto. Se entriamo più nel dettaglio della normativa, il Mavic Air 2 può essere impiegato per uso ricreativo o per uso professionale. In entrambi i casi, gli obblighi che dobbiamo rispettare sono l'attestato di competenza, o meglio l'attestato pilota, la registrazione sul sito di flight, il manuale di volo, il manuale operativo, il briefing prevolo e l'accordo scritto con il committente, e l'assicurazione RC. L'uso ricreativo è considerato un'operazione non critica, mentre l'uso professionale viene suddiviso in operazioni non critiche e operazioni critiche. Che cosa sono le operazioni non critiche? Le operazioni non critiche devono essere svolte mantenendo sempre il contatto e il controllo visivo del nostro Mavic Air 2 e inoltre non è consentito il sorvolo di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili. Dobbiamo anche ricordarci di mantenere una distanza orizzontale di sicurezza di 50 metri da persone non coinvolte nell'operazione e 150 metri da aree congestionate. Per svolgere questo tipo di operazioni bisogna essere in possesso di un attestato pilota per operazioni non critiche, che si può conseguire seguendo un corso di formazione online sul sito dell'ENAC. Come visto nella slide precedente, per uso professionale possiamo svolgere anche operazioni critiche. Che cosa sono le operazioni critiche? Sono tutte quelle operazioni che non rispettano quanto imposto nelle operazioni non critiche. Per fare un esempio, un'operazione in centro città è da ritenersi un'operazione critica, in quanto si sorvola un agglomerato urbano. Esse si dividono in operazioni VLOS, BVLOS ed EVLOS. Per svolgere operazioni VLOS è necessario rivolgersi presso un centro di addestramento certificato ENAC, dopo aver ottenuto l'attestato per operazioni non critiche. Il corso è composto da una parte teorica, una parte pratica e un esame finale. Una volta ottenuto l'attestato per operazioni critiche VLOS, si può accedere al corso per operazioni critiche in BVLOS ed EVLOS, rivolgendosi sempre presso un centro addestramento certificato ENAC. Ma quindi dici che mi servono i manuali di volo? Sì, corretto, e se acquisti un Mavic Air 2 è molto facile ottenerli. Devi registrarti su FOVA VIP e una volta inserito il codice prodotto,
prosegui con la compilazione modulo di informazioni tecniche. Devi inserire i dati del Mavic Air 2, i dati dell'operatore, i nominativi dei responsabili. E una volta terminata la compilazione delle informazioni tecniche, potrai stampare i manuali, che dovrai portare con te ogni volta che esegui una missione. Grazie ragazzi, penso che abbiamo detto tutto. Mi sento di dire che aspettare un prodotto a marchio FOVA VIP sia proprio un bel vantaggio.